È una vecchia storia che alla fine ha indotto tanti cittadini a ribellarsi. In questi giorni è nato un comitato spontaneo che sta raccogliendo le firme per chiedere interventi urgenti per la regionale 71. Ho ritenuto opportuno pensare di costituire un comitato cittadino spontaneo dove potessero partecipare tutti indistintamente da qualsiasi credo politico o religioso. Qua si tratta di una strada che è diventata impraticabile. Negli ultimi tempi, come lei accennava, la SR71 è diventata letteralmente una pista di atterraggio e di decollo dell'elisoccorso Pegaso, quindi non possiamo più sostenere una cosa del genere. State facendo una raccolta di firme che presenterete a chi? Una volta che abbiamo raccolto quel sentore, quelle idee, gli spunti, i suggerimenti dai cittadini riguardo le criticità della SR71, noi andremo in provincia, un organo di competenza locale, e lì chiederemo che gli amministratori comunali interessati con il loro territorio per il transito, con il transito della S71, si mettano a sedere intorno a un tavolo e diano priorità. La prima cosa che chiedete qual è? La prima cosa che chiediamo, i cittadini chiedono le aree di sosta dei mezzi pubblici. Le corriere, tanto per intendersi, mattina, sera, negli orari di punta, si fermano letteralmente in mezzo alla carreggiata per scendere i passeggeri. Non è concepibile, si creano file lunghissime.